Sanremo. A 10 anni dalla vittoria su questo palco non ha bisogno di presentazioni. Emma, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, arrivi, partiamo subito così, arrivi da vincitrice, insomma, e sei un uscente che si ripresenta su questo palco, un po' di tempo è passato. In cosa è cambiata Emma nell'affrontare questo tipo di percorso? Beh, sicuramente oggi, a distanza di 10 anni, ho una consapevolezza artistica diversa, ho fatto un sacco di esperienze nel frattempo, quindi spero di essermi migliorata e quindi torno a Sanremo sicuramente con grande emozione, ma con una serenità e una tranquillità, insomma, che mi fa godere questo palco al 100% e questa settimana come si deve. Raccontaci la tua canzone, noi non abbiamo ancora potuto ascoltarla e quindi con le parole, se puoi, facci entrare nel tuo mondo. È una canzone molto intensa, con tante sfumature sia musicali ma anche vocali, dove io mi diverto a cambiare tante personalità mentre appunto la canto, e le prove generali sono andate molto bene, quindi non vedo l'ora che sia mercoledì sera per salire sul palco e sfogarmi, perché poi il dramma di Sanremo è che questa canzone la devi tenere nascosta fino all'ultimo secondo, no? Quindi finalmente da mercoledì sera la potremo cantare tutti. Tra l'altro non sei sola in questo festival, perché in questo percorso la canzone è chiaramente tua, ma c'è un'amica che ti accompagna e che anche lei vivrà un percorso particolare, cioè da direttore d'orchestra. Sto parlando ovviamente di Francesca. Nelle stories vi abbiamo visto insieme tantissimo, una sorta di proprio si viveva molto la sorellanza. Ci racconti come è nata questa collaborazione, cioè l'idea di venire a Sanremo insieme? Assolutamente sì, è un momento di grande sorellanza. Sapevo che Francesca aveva espresso il desiderio di dirigere l'orchestra per me a Sanremo, io quindi ho acconsentito subito a questo suo, cioè ho voluto esaudire subito questo suo desiderio, anche perché credo nelle sue capacità, credo che sia una delle artiste più ricche di sfumature che abbiamo in Italia, giovanissima, ma è una polistrumentista, mi piace quello che fa, mi piace come lo racconta, e quindi sono contenta di condividere il palco con lei, di condividere anche un pezzo di vita, perché viviamo praticamente nella stessa casa ed è la cosa più divertente che mi potesse capitare a Sanremo, perché ci stiamo divertendo veramente tanto, è molto speciale Francesca. Tra l'altro ho visto un po' dalle tue storie, soprattutto della scorsa settimana, non so se è la mia impressione, mangiavate in continuazione. Ho visto che hai fatto un polpettone gigante, quindi ho scoperto che sei anche brava, insomma, in cucina. Mi sentirei di correggerti, sono soprattutto brava in cucina, di essere più brava a cucinare forse che a cantare. Sì, mangiamo di continuo perché siamo delle mangione, amiamo la buona cucina, la bella vita, quindi zero paranoie, perché è anche un bel messaggio da dare poi alle ragazze, che insomma l'importante è quello che metti nella testa, non quello che metti nella pancia, quindi va bene così, Devo dire che da te arrivano dei messaggi molto positivi, perché sorellanza non solo perché vieni con Francesca, nel senso poi un'amicizia, ma non so, mi è capitato di vedere una foto di Elisa che tu hai pubblicato giusto proprio qualche ora fa, forse con dei complimenti, cioè tu sei veramente così, sei una che fa squadra, che è una che fa gruppo, che fa famiglia, ed è veramente una cosa molto bella. Sì, diciamo che sono sempre stata dalla parte delle donne, con i fatti e non con le parole, no? Non mi piace la finzione, non mi piacciono le cose di contorno, non mi piace. Quindi quando dimostro la mia stima nei confronti di qualsiasi essere umano, è una stima reale, un affetto reale che insomma, che non ha nessun retropensiero, nessun tornaconto, e sono fatta così. Arriviamo alla conclusione con la bomba, cioè la bomba l'avete già sganciata quando sono stati dichiarati i duetti, perché tutti abbiamo sgranato gli occhi e abbiamo detto vabbè, solo lei forse poteva pensare di fare una cosa del genere, Britney Spears al Festival di Sanremo. Io non riesco a immaginarmi questa performance. Non si può immaginare perché è una cosa che nessuno si aspetta. È un grande omaggio al pop, perché sia io che Francesca pensiamo che il pop sia una cosa seria ed è la cosa più difficile da suonare e da cantare,
è un grande omaggio a un artista che ha un po' cambiato le sorti, no? Britney Spears poi in realtà è un artista molto complessa, la sua musica è molto complessa e noi abbiamo cercato di raccontare tutto questo mondo, soprattutto artistico, del pop, con stile, con grazia, con eleganza e con, anche con grande divertimento, perché ci divertiremo tantissimo a cantare Britney Spears sul palco di Sanremo. In bocca al lupo, un bacione. Ciao.